attesa sta terminando. Egli tornerà con il furore di mille lame. Tutti i blister tremeranno. Egli conosce la via e la porta a noi. E io sono pronto con la mia nuova rubrica. Sono qui per presentarvi Kit Smasher. Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, Galmor Bach e discepoli tutti delle modifiche, io sono Hunt e vi do il benvenuto alla prima puntata di Kit Smasher. Kit Smasher è una rubrica che si occupa di conversioni e modifiche dei modelli, in generale. A noi non interessa che siano modelli di Warhammer Fantasy 40.000, Age of Sigmar, Kill Team, Warcry, Necromunda, non ci importa assolutamente, l'importante è che siano modelli che possano essere modificati. Vi sarà certamente capitato di avere in casa dei blister di cui non sapete cosa farne perché magari sono dei doppioni, o aver acquistato una scatola con l'intento di utilizzare un solo modello e poi gli altri vi sono rimasti sul groppone, o ancora di aver trovato in cantina o su un mercatino una scatola di pezzi vari e l'occasione era troppo ghiotta per farsela sfuggire, o ancora potreste conoscere questa scatolina, quella del modello gratuito del mese che distribuiscono nei negozi ufficiali. Potreste esservi fatti la domanda: e ora cosa me ne faccio? Non faccio questo esercito, non faccio questa armata, non ho questa banda. Bene, se non avete ancora trovato una risposta a questa domanda, questa rubrica fa il caso vostro. Ora incrociamo le lame e iniziamo Kit Smasher. Per la prima puntata di Kit Smasher volevo parlare di una delle novità del Las Vegas Open 2023, ossia il Kill Team degli Arbiters. Qui possiamo ammirare qual è il potenziale di questo kit, come è composto, quanti membri ci sono all'interno del team. Possiamo contare 10 membri più il mastino. Sono equipaggiati con un'armatura abbastanza liscia nelle sue componenti. Ha comunque un'estetica molto particolare. Non mi fanno impazzire particolarmente gli elmi che hanno addosso. Mi ricordano un po' quelli di Adepta Sororitas negli albori. Ma sono rimasto abbastanza colpito da questa iconografia. Ebbene, ciò che ho pensato di fare è di costruirmi il mio Kill Team partendo da una base già esistente. Facciamo una rapida scorsa per vedere quali sono, diciamo, i punti focali della banda. Possiamo vedere il medico con la sua valigetta e il manganello, che è una bella croce sul petto, così giusto se non si capisce abbastanza. Uno scudo, un altro manganello, questi sono abbastanza facilmente reperibili. Fucili, pistole, radio, il guinzaglio, il cane. Poi probabilmente dietro avranno degli zaini, sicuramente lui, questi direi di no, questo probabilmente sì, ha un altro zaino, mi fa le manette, hanno delle fondine, sigilli di purezza, le fondine si recuperano molto molto facilmente, anche lui c'ha qualcosa dietro, ecco. Le fondine si recuperano molto molto facilmente dei kit degli Space Marine, probabilmente ne avrete a dozzine a casa e ve ne bastano 10, perché alla fine questo kit è composto da 10 pezzi. Manganelli, mazze ferrate anche non sono difficili da recuperare, poi l'effetto elettrico lo si dà con la pittura, lo scudo anche, non è un grosso problema. Le armi in realtà non sono così tanto complesse da recuperare, specialmente questa, lo sto ricercando, ecco, questo kit qui, possiamo vedere la valigetta su questo qui e la radiocomunicazione dall'altro. Secondo me questa valigetta fa proprio al caso nostro, e anche questo impianto di comunicazione. Peraltro loro hanno già, gli Shion, hanno già degli zaini sulle spalle.
Di conseguenza potrebbe non essere troppo complicato partire da una base del genere. Qui possiamo vedere le altre opzioni arma degli Scions. A noi servono fondamentalmente, secondo quella che è la mia idea, soltanto le armi. Di conseguenza, con un'unica scatola dovremmo poter riuscire a fare entrambi, perché nella scatola ci sono entrambe le opzioni, sia il gruppo di comando che il gruppo di truppini. Qualora non dovessero convincerci le possibilità offerte dagli Scions, possiamo sempre andare sulle opzioni Necromunda. Qui ad esempio c'è il kit di armi degli Orlok, che secondo me sono molto molto carine e si potrebbero prestare bene per questo tipo di modifica. Rimane da capire quale tipo di torso, di personaggio vogliamo dargli. Beh, a me piace molto fondere i kit di Age of Sigmar o di Blood Bowl, che hanno un'impronta più fantasy, con i kit di Warhammer 40.000 o di Necromunda. Di conseguenza, la mia opzione ricade sul team di Blood Bowl degli Imperial Nobility. Qui ne ho già uno pronto all'uso. E l'idea mi è venuta guardando un po' le araldiche degli Imperial Nobility. Probabilmente utilizzerei uno schema di pittura meno, come dire, meno sgargiante rispetto a quello mostrato dalla Games Workshop, e soprattutto andrei a fondere le possibilità attraverso questo grifone. Si dà il caso che io questo grifone ce l'abbia già, a rappresentare questo modello, questo segugio, il mastino. Probabilmente gli sostituirei la testa con quella di un lupo proveniente dai kit degli orchi, e gli aggiungerei dei pezzi di Necron per fargli la colonna vertebrale più cibernetica, e con un po' di materia verde e qualche spallaccio o qualche altra placca presa all'interno della Beats Box, dovrei riuscire a potergli creare un po' di armatura. Questa è la mia idea su come avere in questo kit di il team. Fatemi sapere nei commenti se avete dubbi o domande, se qualcosa non vi torna o se credete che io abbia omesso dei dettagli. Ovviamente sentitevi liberi di proporre delle alternative. Ricordatevi di mettere un bel mi piace al video, di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati sulle nuove uscite della Guida Galattica per Modellisti e di iscrivervi al server Discord affinché possiamo parlare in tutta tranquillità delle modifiche che avete in cantiere e magari riesco a darvi una mano o qualche idea. Per questo video è tutto. Ora non ci resta che incrociare le lame e vederci alla prossima puntata di Kit Smasher.